stava fermo. Ancora lontana, qualche scoglio, ma non è qua. Vedo Michi, stancalo ancora un po'. Salai che gira. È bella grossa, vieni, tira un po' su. Aspetta un po'. Che bella Michele. Niente. Sono tre giorni, tre ombrine. Bravo Michele. No, fai tu. Bravo Michele, è più di 2 kg questo, no? Bravo. Faccio vedere la montatura che uso a fondo, con zavorre scorrevoli che possono essere piombi o feeder o quant'altro. È una montatura che uso quando non pesco un pesce nello specifico. Diciamo che non so bene cosa mi ci potrebbe dare. Mi ci potrebbe dare una mormora o un'ombrina, che sono pesci che grufolano, oppure un'orata, anche un balestra, che hanno delle forti dentature che potrebbero tagliarmi la lenza. Quindi uso questo amo qua, che mi piace molto. Faccio vedere la marca. Mi piace molto quest'amo qua, perché non ci perdo quasi niente. Ha delle caratteristiche che cadono un po' in mezzo alle cose. È corto, quindi viene più facilmente ingoiato, ma è tutto dritto. Quindi una mormora, un'ombrina lo ingoia abbastanza facilmente, però quando vado a ferrare questo ferra immediatamente. Se mi accorgo un'orata, per esempio, che devo ferrare un po' prima per cercare di non farla ingoiare troppo, ferra.
Se invece voglio che il pesce me lo ingoia in base alla tocca, che mi sembra un'ombrina, un pagaro, una mormora, gli do un po' di lenza in modo che ingoia ancora un po'. Allora, come nodo uso in genere il clinch. Non faccio il nodo sul gambo perché, visto che innesco i vermi con l'ago e spesso uso l'arenicola, voglio che scorra bene sul gambo dell'amo. Quindi non voglio il nodo qua intorno che mi crea un ostacolo allo scorrimento qua. Il gambo lo lascio liscio e il nodo lo faccio al di sopra. Uso multifibre. Ora poi faccio vedere perché. Ora, il clinch è molto semplice. Col pollice tengo, e l'indice tengo lo spazio di un'asola qua e faccio non meno di 6 giri della lenza. Dentro l'asola che ho tenuto aperto ci passo il filo e poi nell'ultima asola che ho creato lo ripasso e poi tiro praticamente il tutto. Poi tiro nodi qua. Lo raccolgo bene in fondo. Un nodo che si usa molto per i cucchiaini, clinch. Mi agevola nell'innesco di vermi sottili come l'arenicola, perché l'arenicola scorre bene lungo il gambo. Quando arriva all'anello che è liscio, si apre un po', poi ripassa sopra il nodo, però è stato un po' divaricato dall'anello, quindi continua a scorrere bene su per la lenza. Ok, non tagliamo ancora il multifibre. Come terminali uso spesso, se è sabbioso, non ho ostacoli, 19-22, sono le lenze che uso di più. Se ho ostacoli da tirare via i pesci velocemente, arrivo a usare anche un 28. Quindi facciamo un mezzo sangue qua. Multifibre è molto più morbido del nylon, quindi si infila in mezzo alle spire che abbiamo fatto. Dobbiamo accompagnarlo un po'. Ok? Adesso taglio un attimo questo filo in eccesso del cordino. Una forbice fatta per il cordino. Quando vi ho parlato in precedenza del rafforzino o lo strappetto, in pratica questa ha la stessa funzione. Mi ragiono un attimo la lunghezza dell'esca che intendo innescare, in genere sui 7-8 cm. Quindi vado a tagliare il cordino. Di più perché devo fare un paio di nodi. Poi alla lunghezza che
che mi serve perché questo sia all'interno del verme, non di più. La lunghezza del verme, delle esche che intendo usare. Faccio due giri qua, inglobando il nylon. Uno. Due. Tengo con la mano sinistra la misura che intendo usare. Tiro sul nylon. Taglio il filo in eccesso. Questo mi serve esclusivamente per un motivo principale, cioè se mi ci dà un'orata o un balestra, insomma pesci che mangiano crostacei, che hanno dei grossi molari, che il nylon me lo tagliano facilmente, non tagliano così facilmente il multifibre. Invece pesci che hanno i denti seghetto, tipo palamite e altri, tagliano, possono tagliare il multifibre, ma per le orate, quei pesci lì, saraghi, non, è difficile che me lo tagliano, molto molto difficile, rimane all'interno del verme, quindi conferisce anche una mobilità al verme superiore a quello che dà il nylon, quindi rimane molto più morbido. Dopodiché il filo, che faccio un bracciolo in genere per quella pesca sul 1,20 m, 1,5 m.